Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale che questa settimana è stato incentrato anche sul dibattito per quanto riguarda la sicurezza con i monopattini e con una frenata da parte degli uffici legislativi del Consiglio regionale. È stata infatti bocciata la proposta di legge del presidente Eugenio Giani che voleva rendere obbligatorio l'uso del casco sui monopattini elettrici. Gli uffici legislativi del Consiglio regionale della Toscana hanno bocciato la proposta di legge del presidente Eugenio Giani che vuole rendere obbligatorio l'uso del casco sui monopattini elettrici. La proposta di legge era stata approvata dalla Giunta regionale ed era sotto esame in Commissione Affari Costituzionali. Il motivo, esplicitato dagli stessi uffici legali, è che la competenza in materia di sicurezza stradale è dello Stato, dunque non può essere la Regione a legiferare. Gli articoli 1, 2 e 4 della proposta prestano il fianco a fondate censure di legittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117 della Costituzione. Dettare delle regole per chi utilizza i monopattini è un atto estremamente importante e quindi mi ha fatto piacere che la Giunta regionale toscana abbia voluto provare a dettare delle regole che vanno a disciplinare la sicurezza stradale proprio per quanto riguarda l'utilizzo dei monopattini. Bisogna però considerare che ogni ente ha le proprie competenze. La Regione può legiferare in alcune materie, lo Stato può legiferare in altre materie. Quelle della sicurezza stradale sono regole che devono essere disciplinate a livello statale. Su questo è stato molto chiaro l'ufficio legislativo del Consiglio regionale toscano, che ci ha detto chiaramente che approvare così una normativa che pone delle regole per chi utilizza dei monopattini nella circolazione stradale viola il riparto di competenze tra gli enti, tra lo Stato e la Regione, e quindi l'articolo 117 della nostra Costituzione. Da Presidente della Prima Commissione mi sento in dovere di farmi garante del rispetto delle funzioni della Regione e di quelle dello Stato. E per questo motivo penso che sia opportuno dettare delle regole per chi guida i monopattini sulla strada, ma queste regole le deve dettare chi ha la competenza per farlo, cioè lo Stato. Quindi non verrà, a mio avviso, nel mio ruolo di Presidente di Commissione, licenziata alcuna legge che vada ad intrudere la sfera di competenze dello Stato. La Regione intervenga su ciò su cui può intervenire e lo Stato faccia la sua parte. Voglio evitare, perché sono Presidente di Commissione, della prima Commissione da 6 anni, che ci sia un'impugnativa da parte del Governo per conflitto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Nella mia Commissione in 6 anni non si è mai verificato un episodio del genere e non si verificherà neanche stavolta. Sebbene la bocciatura fosse scontata dal momento che, come è noto, non sono le Regioni a scrivere il codice della strada ma lo Stato, Giani ha fatto sapere che la legge andrà comunque in Consiglio. Non poche le perplessità avanzate dalle opposizioni. La vicepresidente Elisa Tozzi ha richiamato la necessità di una qualità della formazione legislativa. Mentre i cittadini toscani aspettano risposte sul lavoro ed economia, arriva in prima commissione la proposta di legge per quanto riguarda la sicurezza urbana in materia di utilizzo dei monopattini. Tutto bello, peccato che la Regione Toscana non abbia competenza a legiferare in materia, trattandosi di, appunto, sicurezza stradale, per la quale la competenza è riservata allo Stato. Ora, noi abbiamo chiesto più volte che la Giunta facesse uno sforzo e che aiutasse i consiglieri a legiferare in modo efficace ed in modo congruo, evitando contenziosi ed evitando censure di incostituzionalità. Ebbene, questo provvedimento che arriva appunto all'esame della prima commissione in realtà è la prova che la Giunta non è attenta a ciò che ci propone. Noi non vogliamo continuare per 4 anni e mezzo a fare provvedimenti, a legiferare sull'onda di una campagna elettorale permanente, sull'onda dei comunicati stampa. Noi vogliamo che le leggi in Toscana funzionino e siano davvero a misura di cittadino. È per questo che su questo tema la Lega chiede che nell'ambito delle competenze proprie del Consiglio e anche della Commissione sia predisposta una proposta di legge al Parlamento che si intervenga su questa materia, lo faccia con competenza e lo faccia realmente nell'interesse di tutelare la sicurezza degli utenti e dei cittadini che utilizzano i monopattini, ma che lo faccia appunto soprattutto per ciò che compete e non certo per rincorrere una facile propaganda elettorale.
Perplesso si è dichiarato anche Alessandro Capecchi, presente alla seduta in sostituzione del capogruppo Francesco Torselli. Sì, Gianni ha tentato di fare una proposta per dare un salvagente a Nardella, sostanzialmente, che già aveva fatto un'ordinanza bocciata dal TAR. I monopattini sono dei mezzi di locomozione e devono essere in qualche modo disciplinati dal codice della strada. È emblematico come in questo paese il governo nazionale prima ha dato gli incentivi per comprare i monopattini, scordandosi però di fare le norme per il loro utilizzo. È chiaro che questo si scarica sui cittadini e soprattutto sugli amministratori locali, perché ci sono tanti incidenti che vengono provocati da questi mezzi all'interno delle città, ma non è con una legge palesemente incostituzionale, perché non è competenza della regione normare la circolazione per le strade, che si può risolvere il problema. Noi abbiamo proposto al governo regionale e alla maggioranza di fare un documento unitario in consiglio regionale che chieda urgentemente un intervento normativo al soggetto che è legittimato secondo la Costituzione, ovvero al Parlamento, ma non di fare leggi pastrocchio che servirebbero solo a dare copertura a Nardella, ma in realtà esporrebbero i cittadini e gli operatori e gli stessi vigili urbani ne dovrebbero curare l'applicazione a possibili sanzioni e ritorsioni o a garbugli di natura giuridica, perché chiaramente sarebbe rilevata l'incostituzionalità subito, così come l'hanno rilevata gli uffici legislativi di supporto al Consiglio regionale. Arte e rifiuti, due mondi che sembrano molto distanti ma che invece si incontrano con una mostra dal titolo Scarte, il lato bello e utile del rifiuto. Arte e rifiuti, due mondi che sembrano distanti e che invece si incontrano per confrontarsi e disegnare un futuro utile e possibile. È questo il messaggio di Scarte, il lato bello e utile del rifiuto, Dante e la Divina Commedia, un progetto artistico del gruppo Era inaugurato al Centro Expo di Via De Pucci a Firenze. E questo è un luogo che noi abbiamo voluto attrezzare e mettere a disposizione della bellezza della nostra comunità. Io sono emozionato entrando nel vedere come il messaggio potente di Dante si può attualizzare. Si può attualizzare proprio per il tempo che stiamo vivendo. La potenza di quel messaggio arriva oggi, e pensare che attraverso il riuso, il riciclo, il riutilizzo si possa costruire arte e cultura è qualcosa di enorme, di enormemente bello. Sapere davvero che noi possiamo lavorare tutti insieme nella direzione di costruire un mondo migliore è ancora più bello. Io sono onorato che oggi si inauguri questa mostra e spero davvero che possano venire tante ragazze e tanti ragazzi ad apprezzare la bellezza dell'arte, della storia, della cultura, ma anche a capire fino in fondo che se ognuno fa la sua parte attraverso il riciclo, il riutilizzo, si può costruire un mondo migliore. Accessori moda, bottoni, cerniere e filamenti di pelle sono solo alcuni degli oggetti che danno vita alla mostra su un inusuale ciclo dantesco nel 700° anniversario della morte del sommo poeta, celebrato con grandi tavole e alcune sculture realizzate con materiali di recupero dagli studenti di tre accademie di belle arti, Firenze, Carrara e Ravenna, e da alcuni ragazzi della comunità di San Patrignano, raffiguranti alcuni momenti tratti dalle tre cantiche dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. Materiale di risulta e di recupero, perché quando arrivano non sono pronti per un utilizzo di questo genere, e qui sta l'abilità dei nostri giovani artisti, perché per la massima parte sono ragazzi che vengono dalle accademie e che si dedicano molto volentieri a queste iniziative. Non sono iniziative recentissime, perché tenga conto che il progetto ha una storia più che ventennale, e quindi ce ne sono state nel passato che avevano un'ambientazione non così fiorentina, nel senso che quello che forse è particolarmente importante di questa mostra è che la facciamo in casa della persona a cui era dedicata, e quindi questo è un dato caratteristico. Tutte le altre mostre avevano un rapporto meno esplicito, meno diretto. E questo certamente impreziosisce l'essere qui a Firenze per onorare da un lato il grande poeta, ma anche dall'altro quella che è la sua opera più famosa. La mostra racconta un futuro possibile che è già alla portata di tutti, a condizione che ognuno sappia cogliere un altro utilizzo di ciò che fino a ieri e spesso ancora oggi continua ad essere chiamato rifiuto.
Edizione numero 39 del Valdarno Cinema Film Festival, la numero 39 che quest'anno torna finalmente in presenza per uno dei concorsi cinematografici più antichi sicuramente d'Italia, perché risale infatti al 1949. Torna in presenza l'edizione numero 39 del Valdarno Cinema Film Festival al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Una 39esima edizione che però ha il sapore delle cifre tonde, ha il sapore di un nuovo inizio. Io sono molto grata agli organizzatori, al Comune di San Giovanni, la regione vive di queste iniziative e i territori sono animati. In più quest'anno è, diciamo, invitata speciale la regista afghana, responsabile di moltissime iniziative nel suo territorio, quindi un festival che nel mentre celebra e sottolinea il cinema italiano e internazionale, però ha un occhio a una terra martoriata in difficoltà, sostenendo la produzione culturale che si ha in quei luoghi. Quindi ecco, trovo che sia un'iniziativa importante per il Valdarno, importante per l'area vasta e per la Toscana, ma importante anche per il messaggio che manda. Un'edizione particolarmente ricca per uno dei concorsi cinematografici più antichi in Italia, risale infatti al 1949. La regione toscana da molti anni sostiene la cultura del cinema, i frutti si vedono, la nostra è una regione dove ancora i cinema ci sono, dove i festival hanno lunga vita, come questo del Valdarno di San Giovanni che compie 39 anni. Tutto questo è un segno di salute per la nostra regione, è un bellissimo segnale per chi vive qui. Aiutateci a convincere le persone a frequentare di nuovo le sale cinematografiche. Sono luoghi sicuri dove ci si diverte, assolutamente in salute. Andate al cinema. Grazie. È un'iniziativa veramente molto importante, siamo arrivati alla 39esima edizione con grande orgoglio e anche con grande sforzo. Finalmente, dopo l'anno terribile del 2020, il comitato organizzatore del Valdarno Cinema Film Festival è riuscito a riportare il festival all'interno delle sale cinematografiche. Per noi veramente questo è un obiettivo importante che abbiamo raggiunto, un festival che è un fiore all'occhiello per la nostra cittadina, ma non soltanto per il Valdarno e per la provincia d'Arezzo, che in quasi 40 anni ha portato a San Giovanni Valdarno nomi illustri della cinematografia nazionale ed internazionale, ed è sempre stato anche uno strumento per lanciare nuovi artisti, per cui noi siamo orgogliosi dal 6 al 10 ottobre di poter ospitare la 39esima edizione del Valdarno Cinema Film Festival. A Palaia si celebra il Tartufo, il Re dei Boschi, con una mostra che durerà fino all'8 dicembre. Lo scenario è quello palaiese, appunto, il territorio che da sempre è vocato alla ricerca e alla raccolta del tartufo, che trionfa e celebra questa eccellenza gastronomica toscana. Due mesi di appuntamenti fino all'8 dicembre, lo scenario è quello palaiese, territorio da sempre vocato alla ricerca e alla raccolta del tartufo, che trionfa e celebra questa eccellenza gastronomica nella 35esima mostra mercato del tartufo e del fungo porcino di Forcoli. L'evento, ormai tradizionale, si svolge dal 1986 e accoglie centinaia di visitatori e degustatori negli spazi del centro sportivo Nuova Primavera. Quest'anno cena di gala e premiazione del Tartufo d'Oro, consegnato dal sindaco Marco Gherardini alla consulta del volontariato del Comune di Palaia per l'impegno profuso durante l'emergenza Covid-19. Beh, Palaia è una delle capitali del tartufo, non solo nel territorio pisano ma in Toscana. Ne abbiamo molte, quindi il tartufo e la sua valorizzazione sono uno strumento prezioso anche di promozione del territorio, uno strumento di marketing. Il tartufo legato all'enogastronomia diventa davvero una leva importante anche per fidelizzare anche turisti e visitatori, perché sappiamo bene come, insomma, le prelibatezze della tavola poi rimangano ben impresse in quanto una persona riporta dalle proprie visite e dai propri giri turistici. Quindi è davvero un'occasione preziosa, anche perché il tartufo poi del resto segnala anche un territorio ambientalmente integro, salubre, quindi anche questo è un elemento di pregio, perché appunto propone un territorio e un paesaggio ambientalmente appetibile e suggestivo. Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con la mostra mercato del tartufo e del fungo porcino.
Come sempre aspettiamo tante persone a Forcoli per la tradizionale mostra mercato, dove all'insegna dell'accoglienza vogliamo valorizzare il nostro territorio con il re del bosco, il re della tavola che arricchisce le nostre colline. E quest'anno una grande novità, perché la mostra mercato andrà di fatto avanti per 2 mesi con una serie di iniziative, di appuntamenti, di scene, di esperienze che dall'8 ottobre all'8 dicembre arricchiscono il nostro calendario degli eventi con iniziative su tutto il territorio comunale Appalaia. Da Toscana Parlamento anche per questa settimana è tutto, prossimo appuntamento il prossimo sabato.